Il modo imperativo. Ciao bambini, oggi parliamo del modo imperativo. Il modo imperativo si usa per indicare un'azione che deve essere compiuta, sotto forma di ordine, di invito, di consiglio o di preghiera. L'imperativo ha un solo tempo, il presente. L'imperativo presente ha solo due persone, la seconda persona singolare, tu, e la seconda persona plurale, voi. Facciamo un esempio. L'imperativo presente del verbo ascoltare è ascolta, tu, ascoltate, voi. Per le altre persone si usa il congiuntivo presente. Che ascolti, egli, ella. Ascoltiamo, noi. Che ascoltino, essi, esse. Andiamo a svolgere gli esercizi, che potrete scaricare e stampare seguendo il link che trovate nella descrizione del video. Volgi all'imperativo. Verbo andare. Tu vai. Voi andate. Ascoltare. Ascolta. Ascoltate. Cercare. Cerca. Cercate. Prendere. Prendi. Prendete. Venire. Vieni. Venite. Ritornare. Ritorna. Ritornate. Parlare. Parla. Parlate. Credere. Credi. Credete. Sentire. Senti. Sentite. Fare. Fa. Fate. Mangiare. Mangia. Mangiate. Scrivere. Scrivi. Scrivete. Pagare. Paga. Pagate. Dormire. Dormi. Dormite. Completa le frasi con l'imperativo del verbo indicato tra parentesi. Seguite i consigli dei vostri genitori. Giulia, finisci il minestrone. Di a Matteo di venire subito. Smetti di fumare se ci tieni alla salute. Giovanni, cerca di arrivare puntuale. Spegni subito quel fuoco. Carla, fa sentire quella canzone a tutti. Da questi fiori a tua zia. Marta e Lucia, aspettate in questa sala. Fabio, porta qui quel vassoio. Bambini, pulite subito la vostra camera. Marianna, apri questa porta. Giuseppe, ascolta tua madre quando parla. Laura, firma questo modulo. Andrea, scendi immediatamente dall'altalena. Indica se i verbi al modo imperativo esprimono un ordine, o un invito, i una preghiera, p o un consiglio, c. Fate silenzio. Oh. Mettiti la sciarpa se non vuoi ammalarti. C. Aiutami a risolvere questo problema. P. Prestami quel libro, per favore. P. Sii prudente quando guidi, sta nevicando. C. Pulisci dove hai sporcato. O. Venite alla mia festa, mi raccomando. I. Torna a casa prima delle 11. O. Accomodati in sala. I. Indicaci il migliore tra i due. P.
fateli ascoltare questo CD. C. Cercate di non mancare. I. Abbi un po' di pazienza. P. Finisci la tua bibita. O. Leggi attentamente le istruzioni. O.